A tutti voi, cari amici, fratelli e sorelle, il mio saluto più fraterno di pace e bene. Oggi è l'11 di settembre, nel calendario della Chiesa Cattolica noi troviamo due santi martiri, Proto e Giacinto di Roma, così ci dice il santorale romano. La loro vicenda è emblematica anche per molti martiri santi che noi conosciamo dell'antichità. Di loro noi conosciamo qualcosa soltanto attraverso delle leggende, attraverso dei piccoli brani di scritti, ma molte volte non c'è la certezza fisica dell'esistenza di queste persone. E così la Chiesa ha conservato la memoria di questi santi fratelli martiri, che così ci dicono essere stati degli schiavi acquistati dalla moglie del prefetto di Alessandria e quindi poi riuscirono a convertire la loro stessa padrona e subirono il martirio durante le grandi persecuzioni che ci furono nei primi secoli della Chiesa, noi riusciamo ad avere la certezza della loro esistenza soltanto nel 1845, quando si fanno gli scavi nelle catacombe di San Callisto e in questa cappella, che poi fu detta cappella del Papa San Damaso, si trova una nicchia dove c'è un'iscrizione, dove si trovano dei frammenti di ossa e ci dicono che questi erano i fratelli martiri Giacinto e Proclo. Credo che questo sia la meraviglia, o siano le meraviglie che il Signore compie. Una testimonianza come quella del Vangelo, che si passa di bocca in bocca, che si passa da uomo a uomo e che rende vero nell'attualità, nel quotidiano, la nostra vita. Anche a noi allora è chiesto di trasmettere oralmente agli altri, con la nostra vita, ciò che abbiamo incontrato, la gioia di avere incontrato il Vangelo. Il Signore scrive i nostri nomi nel paradiso, ma ne siamo certi, non si perde nulla della realtà anche di questa terra. A tutti pace e bene.